Federico Grasso, dirigente di ARPAL, bentornato. Buongiorno Eva, a te e a tutti i telespettatori. Come sta andando? Partiamo dalla notte e da questa allerta che appunto è iniziata questa mattina, prima dell'alba alle ore 5. Sì, esatto, l'allerta gialla per temporali non significa che pioverà per tutto il tempo su tutto il territorio allertato, ma che in qualche piccola località dell'area allertata, in questo caso l'area C, che come giustamente ricordavi è quella che va da Portofino al confine con la Toscana, potrebbero verificarsi dei temporali che potrebbero dar luogo a una qualche criticità a livello locale laddove si vanno a sviluppare. In questo momento abbiamo una striscia precipitativa abbastanza tra il debole e il moderata che si estende in maniera abbastanza diffusa praticamente dalla città di Genova fino a Santo Stefano d'Abeto, quindi attraversa un po' tutta quest'area in diagonale con una direttrice da sud-ovest verso nord-est e poi prosegue oltre in maniera molto più intensa nel Parmense e poi su in Emilia-Romagna. In precedenza abbiamo avuto queste strutture precipitative temporalesche un pochino più intense che dall'estremo confine tra la Liguria e la Toscana hanno interessato e stanno tuttora interessando la parte centrale della Toscana. Quindi diciamo che il passaggio perturbato, la fase più attiva di questo passaggio perturbato fino a questo momento ha semplicemente lambito la Liguria e si è concentrato più in altre zone d'Italia. E questa situazione è creata da una massa d'aria più fredda che sta facendo irruzione da nord, dovrebbe portare nelle prossime ore, nella parte centrale della giornata, anche a qualche schiarita, soprattutto sul settore centrale della Liguria, quindi Savona e Genova fondamentalmente, mentre ai due estremi della nostra regione, nell'Imperese e nello Spezzino, potrebbero permanere condizioni di cielo nuvoloso con possibili temporali, possibili rovesci. L'immagine che stiamo vedendo è quella appunto del radar, con questa struttura che descrivevo in apertura di collegamento, vedete che va proprio dalla città di Genova fino a Santo Stefano d'Abeto, poi prosegue oltre. I colori più accesi, quegli arancioni gialli, indicano dei nuclei precipitativi più intensi nel breve periodo e nella zona più intensa anche la possibilità di grandine. Infatti queste strutture hanno delle caratteristiche, degli ingredienti tali per cui associate al loro passaggio nel momento della loro massima intensità non escludiamo che possano riversare delle grandinate non di particolari dimensioni e sono anche possibili i famosi ormai downburst, questi colpi di vento che si espandono in tutte le direzioni una volta che toccano terra. Quindi potremmo aspettarci appunto un passaggio che magari arriverà nel corso del pomeriggio di quest'oggi. Ma diciamo che arriverà questa massa d'aria fredda con una ventilazione da nord che in questo momento sta riguardando soltanto il centro ponente regionale, mentre nel corso della giornata odierna questa ventilazione da nord intorno ai 40, 50, 60 km all'ora investirà tutto il territorio regionale. Forterà appunto, aiuterà a sgomberare il cielo dal nuvole soprattutto sul settore centrale, e mentre alle due estremi permarranno cieli nuvolosi e condizioni di instabilità. Ricordiamo che su tutto il resto della regione, al di là dell'area allertata, permane una bassa probabilità di temporali forti. Questo non significa che non pioverà da nessuna parte, ma che a macchia di leopardo potranno andare ad accendersi dei rovesci che localmente potranno risultare anche intensi. Che cosa accadrà? Hai parlato già dei venti. L'arrivo di venti da nord, di venti settentrionali, porterà il freddo. È davvero, ne abbiamo parlato i giorni scorsi, si era parlato, se l'abbiamo letto dappertutto, temperature impicchiata, arriva l'inverno improvvisamente, è così? Sì, diciamo che è tutto molto relativo. Partiamo da dei valori, in questo momento sostanzialmente in linea con quelle che sono le medie climatologiche, e verosimilmente domani mattina ci sveglieremo con 5-6 gradi in meno sulla costa per quanto riguarda le temperature minime. Quindi domani ci aspettiamo che i valori a risveglio possano essere nell'ordine dei 15, 16, 17 gradi lungo la costa. Nell'entroterra, a quote collinari, avremo per certi versi finalmente dei valori singoli, quindi 7, 8, 9 gradi di temperatura minima. Poi nel corso della giornata, invece domani dovrebbe essere una giornata assolutamente serena, così come il fine settimana a cui andiamo incontro, venerdì, sabato e domenica e poi lunedì della settimana prossima dovrebbero essere giornate prevalentemente serene, quindi durante il giorno l'azione dell'irraggiamento solare è ancora molto efficace e quindi poi le temperature massime risaliranno ovunque praticamente oltre i 20 gradi. Però ecco, le minime sicuramente da domani per un paio di giorni almeno e poi anche sull'inizio della settimana prossima
resteranno di qualche grado al di sotto di quelli che sono i valori climatologici attesi in questo periodo dell'anno. Siamo a metà settembre, una fase transitoria tra l'estate e l'autunno. Fino all'altro ieri abbiamo avuto valori decisamente superiori a quelli che sono i valori attesi dalla climatologia per la nostra regione. Domani e dopodomani avremo un paio di giorni sotto media, poi nel weekend saremo sostanzialmente in media, ancora lunedì e martedì sembrano essere valori un pochino più bassi dell'atteso, ma poi la tendenza nel medio periodo sembra quella poi di una risalita, quindi a partire da metà della settimana prossima le temperature torneranno lievemente a salire, ad allinearsi a quelli che sono i valori di questo periodo dell'anno. Intanto, grazie alla regia, stiamo vedendo sempre le immagini satellitari riguardo al vento di cui ci hai parlato, questi venti settentrionali in arrivo. Sì, vediamo anche che sul Levante invece soffre ancora una ventilazione più meridionale e quindi è proprio la fascia precipitativa che vedevamo prima, nasce proprio dal contrasto di queste due masse d'aria di temperature e pressione differente. Federico, ma arriverà la neve? Perché a nord si inizia a parlare dei primi fiocchi. Beh, diciamo che la quota neve sulle Alpi è sicuramente in calo, lo zero termico, quel che possiamo vedere, scenderà soprattutto nella notte tra oggi e domani intorno ai 2000 metri e quindi la quota neve sarà di qualche centinaio di metri inferiore. Sulla nostra regione direi che è abbastanza complicato. È improbabile, almeno per il momento. Allora io ti ringrazio, un'allerta gialla, lo ripetiamo, che si chiude quest'oggi alle 18 per temporali sul Levante, soltanto sì, della nostra regione. Le valutazioni a fine mattinata e l'ultima cosa che mi stavo dimenticando che invece è importante, attenzione anche alla mareggiata, perché ovviamente questa ventilazione così accentuata e così prolungata ha degli effetti anche sul mare, in particolare appunto sull'area C, quindi quella che va da Portofino al confine della Toscana, dove al momento vige un'allerta gialla per temporali. Dalla parte centrale, soprattutto dalla serata odierna, avremo un moto ondoso in aumento con appunto intensità fino a mareggiata per onda lunga da sud-ovest, quindi il libeccio che fa sentire la sua azione in particolare sulle coste di Levante. Grazie, grazie a Federico. Grazie Grasso. A voi. Ti abbiamo perso solo per un attimo l'audio, eccoci ritornati, grazie a Federico Grasso, ci riaggiorniamo naturalmente se ci fossero novità salienti, se no poi io lo ricordo l'appuntamento con ARPAL domani mattina con Carla Clua in questo caso che ci racconterà poi le previsioni per questo fine settimana. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.